Strealessandria 2015, ci siamo. Prenderà il via domani l'edizione numero 20 della tradizionale gara podistica, diventata ormai un appuntamento irrinunciabile nel calendario primaverile della città di Alessandria e rivolto quest'anno più che mai davvero a tutti. Ad accompagnare la tradizionale corsa, che prenderà il via come sempre da Piazza della Libertà, con la doppia partenza alle 20.20 per i corridori della competitiva dal lato di Palazzo Rosso e alle 20.30 per la non competitiva aperta a tutti con i nastri collocati di fronte alle poste, ci saranno infatti aree dedicate ad atleti diversamente abili che disputeranno partite di basket in carrozzina, tennis e ping pong. In programma anche la Stra Ragazzi in mattinata, con circa 700 bambini che correranno al campo di atletica leggera, e una speciale anteprima della corsa, che andrà in scena nell'inconsueto scenario del carcere di San Michele, dove a sfidarsi lungo il perimetro interno della casa circondariale saranno 15 detenuti e altrettanti atleti esterni. Confermata anche quest'anno, dopo il successo dell'edizione precedente, l'iniziativa della maglietta sospesa, con la quale si potrà acquistare una t-shirt in più da donare ai cittadini in difficoltà, che potranno partecipare insieme agli altri percorrendo i 6 km di gara che per l'occasione saranno contrassegnati da speciali cartelli, 20 in tutto, con i loghi di tutte le magliette delle edizioni precedenti, a ricordo anche dei progetti di aiuto e cooperazione internazionale che hanno permesso di aiutare diversi paesi. Solidarietà naturalmente presente anche quest'anno, attraverso lo slogan "Diamoci una mano", a sostegno di un progetto con una doppia finalità. I ricavati per l'acquisto della maglietta della Strealessandria numero 20, che si può acquistare al costo di 5 euro anche fino a pochi minuti prima della partenza, verranno devoluti agli alunni in difficoltà di Alessandria e alla città di Gerico. E proprio una delegazione della città palestinese è stata ricevuta ieri dal sindaco Rita Rossa, insieme ad una rappresentanza del comune. Uno scambio di saluti e di doni tra le due città gemellate, con la delegazione di Gerico che sarà impegnata in una serie di appuntamenti ed incontri in provincia, prima di essere naturalmente presente al via della Strealessandria 2015. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Un vortice di aria fredda determina per domani spiccata instabilità sul nord-ovest. Al mattino avremo piogge e temporali anche intensi, poi temporaneo rasserenamento. Tra pomeriggio e sera nuovi temporali, anche intensi e accompagnati da grandinate. Temperature in forte calo, con massime sui 17-20 gradi. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Sabato 16 e domenica 17 maggio siete tutti invitati a Basaluzzo per la 19ª fiera di San Bovo Arte e Mestieri. Due giorni di allegria, enogastronomia, manifestazioni, bancarelle per la vendita di merce usata, cose introvabili, curiosità. Sabato 16 alle ore 17.30 inaugurazione fiera e apertura stand. Dalle ore 19 degustazione delle specialità del territorio. A seguire serata danzante con l'orchestra Dani Group. In serata quinta edizione del premio imprenditoria basaluzzese. Domenica 17 mostra attrezzi agricoli antichi e moderni. Esposizioni di auto e camper. Per pranzo e cena stand enogastronomici con specialità e piatti tipici. Alle 16.30 Santa Messa e tradizionale processione di San Bovo. Da non perdere la serata danzante con Bruno Rizzuto e karaoke. Sabato 16 e domenica 17 tutti a Basaluzzo, ingresso libero, ristoranti al coperto.